È martedì e questo vlog inizia da qui. Martedì mattina, ormai ho deciso che parto direttamente dal martedì con i weekly vlog, perché a lunedì ho un po' di cose da fare di solito e non mi riesce. Sono qui in craft room ormai come al solito, sto ultimando la preparazione dei refill per Agenda d'Anelli per il 2021. Spero di riuscire a metterli tutti in vendita online entro questa settimana e vorrei anche finire una nuova agenda datata da far uscire entro venerdì, ma non so se ce la faccio, vediamo, io cerco di darmi da fare. Ci vediamo dopo perché devo continuare, altrimenti poi non riesco a finire prima di pomeriggio. Martedì sera sono già praticamente a letto, ho preparato la tisana, tra l'altro ho dimenticato oggi di comprare la camomilla e la melatonina, spero di riuscire a dormire ugualmente stanotte. Mi sono fatta una tisana depurativa e adesso ho preso dal frigo questa, perché la tengo in frigo, perché prima di andare a nanna ho bisogno di farmi una mascherina, è quella per gli occhi, perché ho gli occhi in condizioni pietose. Sono davvero tanto 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 stanca e dolorante, e quando finisco di fare danza sono piena di dolori. Questa è colpa del peso. Riusciremo ad eliminarlo nuovamente, ce la farò. E niente, faccio maschera, tisana e me ne vado a nanna. E vi saluto come la regina perché non lo faccio da un sacco di tempo. Notte! Buongiorno, mercoledì mattina. Finalmente questa mattina mi sono svegliata e ho sentito un po' di freddo. Ovviamente io non appena accendo la fotocamera c'è il rumore. Comunque, finalmente stamattina mi sono svegliata e ho sentito un po' di freddo. Purtroppo mi sono svegliata con la spalla destra totalmente bloccata, non so che è successo, ci ho dormito sopra stanotte, ho fatto qualche movimento strano ieri a danza, fatto sta che da qui fin giù sono totalmente bloccata, poco importa, ho messo la crema all'arnica che uso da un po' di tempo, adesso vediamo se fa effetto, se no mi tengo il dolore, no, se no mi faccio il massaggio con la pallina più tardi, così sblocco i muscoli. Sono qui con la tisana, perché sto mantenendo con la tisana la tazza sbeccata come quella di Belle Tremotino Once Upon a Time, perché sto mantenendo fortunatamente il mio proposito di bere la tisana ogni mattina. Sono con i cereali e adesso un'altra bella abitudine che ho preso in questi giorni è quella di guardare al mattino, c'è la TV qui su Rai 2, il telefilm Streghe, non quello vecchio vecchio ma quello del 2018, non l'avevo mai visto. Ne guardo una puntata ogni mattina, non me lo sto cercando neppure in streaming perché voglio vederne. È una bella abitudine quella di far colazione guardando questo telefilm, che è carino, alla fine mi piace anche rispetto a quello vecchio, e questo, faccio colazione, ci vediamo dopo. Come già vi sto dicendo da un po' di tempo, siamo in un periodo no, io adesso sono qui, non riesco a farvelo vedere ma fidatevi, aspettate. Dai, ve lo faccio vedere. Sono qui con il mio computer, quello che uso per il lavoro, perché c'è qualcosa che non va, fa molto rumore e ho deciso di aprirlo per vedere se va ripulito dentro. Spero che sia solo questo il problema, ma ho i miei fortissimi dubbi. Rido per non piangere, ma boh, c'è qualcosa che non va. E vediamo. Vi do alla pulizia del computer. Mercoledì sera io sono tornata da poco a casa dal lavoro e insomma ci eravamo lasciati con me che stavo aprendo il computer, pensavo bastasse fare solo una pulizia interna, invece ovviamente no, ho la ventola che fa abbastanza rumore e quindi questa cosa va risolta. Tanto ho passato tutti i dati su un hard disk esterno perché voglia Dio che il computer si spegne e mi restano tutti i lavori sul computer, non è cosa, avevo i lavori nuovi solo sul computer perché poi man mano passo sempre sull'hard disk esterno, però c'erano delle cose nuove, in via preventiva,
onde evitare di smadonnare in tutti i modi. Ho passato tutto sull'hard disk esterno e adesso devo cercare una soluzione. Vediamo. Vediamo come fare perché senza il computer grande io non posso fare niente. Quindi vediamo di risolvere il problema prima di restare del tutto senza. Adesso sono tanto stanca, ovviamente, quindi vado a mettermi sul letto e mi guardo Temptation Island. Stasera faccio così, anche se sono certa che mi addormenterò prima della prima ora di trasmissione. Quindi vi saluto già qui, vi do la buonanotte, ci vediamo domani. Buongiorno, giovedì mattina, come ogni settimana, quando mi sveglio al giovedì e mi rendo conto che è giovedì, mi dico, caspita, è già giovedì. Le settimane stanno letteralmente volando. Dunque, io sono qui a far colazione, ho la tazza con i cereali, ho la tisana, perché sto facendo la brevissima, la tisana la prendo, la sto prendendo ogni mattina. Vitamina C già presa, questa è quella che mi è rimasta l'anno scorso. Devo ordinare la nuova, credo proprio che prenderò quella su Amazon di cui vi parlavo in qualche vlog fa. Stamattina è molto presto e sono già attiva, strano, perché di solito quando mi sveglio me ne sto almeno un'oretta a letto. Invece stamattina mi sono alzata subito perché ho delle commissioni da fare e mi devo sbrigare, voglio fare veloce. Niente, quindi adesso faccio colazione, mi attivo e diamo un senso a questa giornata. Ho appena terminato la decorazione dell'agenda, della mia agenda per questa settimana. Questo è il risultato e lo potete vedere nel Plan With Me, perché intanto ho anche registrato il Plan With Me, anche se non li guardate tanto i Plan With Me, io continuo a farli almeno ogni tanto. Devo dire che questa streghetta mi è venuta proprio bene, mi piace tanto. Buongiorno, sabato mattina ed io per la prima volta dopo tantissimo tempo mi sono svegliata più tardi. Sto morendo di sonno. Mi sono svegliata, è un eufemismo, visto che ancora sto dormendo praticamente. Adesso mi faccio un caffè, poi do una sistemata alla casa e stamattina esco con mamma. Vediamo se riusciamo a prendere questa abitudine di uscire ogni sabato mattina insieme. Vediamo. Situazione computer, a quanto pare non è un grave danno, dovrei solo cambiare una delle ventole e quindi forse me la sono cavata con poco. Sto aspettando che arrivi la prossima settimana per portarlo. Stamattina proprio no, niente, voi non fateci caso. Sto aspettando la prossima settimana per portarlo perché uno dei lavori da finire non posso restare senza, due. Con la scusa me lo faccio formattare e mi faccio mettere una nuova scheda SSD per aumentare la memoria. E quindi, dato che nel posto in cui l'ho portato, l'ospedale dei computer, in cui l'ho portato, le stavano aspettando le schede, arrivano la prossima settimana. Quindi, cerchiamo di far combaciare le mie esigenze con questo fatto. Insomma, ci vuole la prossima settimana. Adesso do una ripulita alla casa e poi mi preparo per uscire. Ci vediamo dopo, ciao. Sabato pomeriggio, come vi avevo già preannunciato stamattina, sono uscita con mia madre, siamo andate a fare la spesa e poi ne ho approfittato per comprare un po' di prodotti di make-up. Allora, ho ricomprato il primer di Wet n Wild perché quando l'ho comprato la prima volta mi era piaciuto tanto. Poi ho preso quello di Avon, adesso è finito e ho ricomprato questo. In realtà stavo per prendere quello di Astra, poi però visto questo, per questa volta ho voluto andare sul sicuro. Poi di Astra invece, finalmente, finalmente. Finalmente ho trovato i prodotti della linea Geisha Brow per le sopracciglia, ce li ho in questo momento, adesso vediamo come sono. Ho preso sia questo che questo,
E con le mascherine che ho fatto mi sono ridisegnata le sopracciglia, adesso vediamo, non lo so, mi vedrò poi in fotocamera. E poi inoltre ho preso il mascara sempre di Astra, il Sexy Volume, che è questo qui, e ce l'ho anche in questo momento, li ho provati subito ovviamente. Adesso vediamo come sono, come durata, come resa, i colori, il colore di questi per le sopracciglia mi sembrano piuttosto azzeccati. Adesso mi devo comprare correttore e fondotinta. Infatti sto uscendo e vediamo se trovo qualcosa, altrimenti dovrei ordinare online. Però correttore e fondotinta preferisco ordinarli vis-à-vis, cioè preferisco comprarli di persona per regolarmi sul colore. Non lo so, vediamo cosa trovo in giro. Domenica pomeriggio, io sono appena tornata da casa di mia sorella, abbiamo pranzato lì oggi. E nonostante abbia una gran voglia di fare un pisolino, ho deciso di darmi un po' da fare perché ho tantissima roba da stirare e quindi già questo mi occuperà gran parte del pomeriggio. Poi ho un lavoro che voglio terminare entro oggi. Anche se avrei un po' di tempo per farlo, ma preferisco, lo sapete, quando posso me li tolgo subito i lavori da fare. E poi vorrei poter uscire più tardi con calma, capito? Quindi mi tolgo questi pensieri dalla testa di modo che dopo esco più serena. Sono qui con il caffè perché ho davvero sonno, quindi preferisco prendere un caffè. Adesso vado a stirare, sto aspettando che sia pronto il ferro. E poi vado. Oggi pomeriggio voglio andare, c'è un nuovo negozio cinese enorme, enormissimo che hanno aperto nell'altra parte della città e quindi voglio andare lì perché voglio comprare delle cornici perché ho disegnato due quadri da mettere lì sul mobile quello che ho ridipinto e ho disegnato, stampato, ma mi mancano le cornici e qui non le ho trovate, quindi spero di trovarle lì. Poi vorrei prendere. Mi sono già dimenticata, mi sa che mi devo fare una lista. Mi servono un po' di cose per casa, insomma, quindi voglio andare lì e poi voglio vedere se trovo, dei pantaloni. Ho bisogno di comprare dei pantaloni perché non mi va più niente, mi sta tutto stretto. E siccome l'intento è quello di dimagrire, prenderò due pantaloni che costano poco perché io da qui a 2 mesi ci devo stare larga. Quindi vediamo se li trovo, altrimenti mi arrangio, ma non compro nulla di costoso in questo momento. Io entro Natale devo ritornare in forma. Lo so che ve lo sto dicendo mille volte, lo so che mille volte disattendo questa cosa. È molto difficile in questo periodo riuscire ad essere ferma sui punti che devo perseguire. Ci ho fatto il video sulla forza di volontà, ma mi sta risultando molto difficile avere forza di volontà proprio sul punto dieta perché sono un po' depressa. Lo dico non con facilità, lo dico apertamente, ecco perché, ecco, vedete, mentre ne parlo e viene fuori l'orticaria. Sono un po' depressa, credo di star risentendo ora di tutto quello che è successo in questo anno. È proprio come quando è venuta fuori l'orticaria per la prima volta, al termine di un periodo molto brutto, quando mi sono calmata, l'orticaria è venuta fuori. In questo momento sto facendo i conti con tutto quello che è successo e quindi ho un po' di depressione. E mi è difficile. Io purtroppo ho questa maledetta abitudine di attaccarmi al cibo quando sono depressa e mi viene difficile staccarmene. Questa settimana ho fatto molto la brava, molto. E quindi spero di riuscire. Così, insomma, il discorso è che vado a comprare due pantaloni larghi, di taglia improponibile, non vi dirò mai di che taglia, ma mi serve quella taglia. Ma non ho intenzione di spenderci molto, perché fra poco poi non li potrò mettere più. E di questo voglio essere sicura, certa e convinta. Vado a stirare che è meglio, ciao!
al centro commerciale, sono tornata, ma non ho trovato assolutamente nulla di quello che volevo comprare perché abbigliamento, mi sa che non è proprio il momento di provare, non mi vedo bene con niente, quindi aspetterò almeno un mesetto, poi vediamo. Ho comprato però le cornici per mettere i quadretti che ho disegnato qui al mobile, come vi dicevo. Ho trovato questa cornice sul grigio effetto legno che è bellissima, in attesa di ridipingere anche la cucina e di far diventare tutto in pandan. E poi ho comprato le tende nuove per la camera da letto, perché quelle che avevo sono ridotte malissimo e diciamo che per quello che le avevo pagate sono durate anche tanto, perché quelle tende le avevo pagate 3 euro. E era giunto il momento di cambiare, ho preso queste, adesso le vado a mettere in lavatrice, poi quando le metto ve le faccio vedere. Adesso preparo la cena, stasera faccio insalata ai frutti di mare. Lunedì mattina sono in craft room, come vedete e come al solito ho già editato questo vlog, mi manca solo quest'ultimo pezzo. E mentre rispondo a una miriade di messaggi che stamattina stanno arrivando, registro quest'ultimo pezzettino così questo video lo posso chiudere finalmente. Un'altra settimana sta iniziando, a quanto pare stamattina sembra essere arrivato finalmente l'autunno, me lo auguro, anche se non si direbbe del mio abbigliamento, ma adesso è proprio giunto il momento di salutarvi, così chiudo questo video, che è proprio il caso. Se siete passati da qui, vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi per questo video. È tutto. Se vi va, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un grosso bacio. Ciao!